estudiantes. Con suerte pudimos convencerle que nos diga cómo ocurrió este fenómeno. Eh? Ma che ha detto? Ho detto che lei ci dirà com'è accaduta questa cosa incredibile. Oh sì, senz'altro, ve lo dirò con piacere, ma prima sistemiamo questa faccenda, ve lo dico dopo, eh? Nos cuenta todo, después. Cosa vogliono? Forse è meglio, nell'interesse della scienza medica, se ce lo dice subito. Va bene. Allora incomincio dal principio. Io mi chiamo Dobbs, Freddy C. Dobbs, e gestisco una barca per la pesca d'alto mare a Bocca Negra. Aiutami, Carlotta! Aiutami! Aiutami! Aiutami, Carlotta! Aiuto! Arriva! Ehi, mi faccia venire lì! No! No, mi faccio il letico! Aiuto! Affogo! Aiuto! Aiuto! Beh, non tutte le uscite finivano così. Comunque, ormai avevo quasi finito di pagare le rate. Le rate del mio stupendo motoscafo d'alto mare, bimotore, diesel, accessoriatissimo. Ero felice, insomma. Ma le cose non erano sempre andate così. E l'altro anno fu un anno di guai. Buongiorno, caro. Ciao, papà. Buongiorno, papà. Ed eccomi qui, al mio posto di lavoro. Compagnia di assicurazioni Granito, solida come una roccia e altrettanto cordiale. Ma fuori di casa era la mia casa. 5 giorni alla settimana, dalle 9 alle 5, 50 settimane all'anno. E tutti i giorni di tutte le settimane ecco il mio ufficio. Qui, chiamiamolo ufficio. Un ufficio che diventava di anno in anno più piccolo. E tutto per colpa della concorrenza. Io odiavo il telefono, ma ne dovevo fare tante di telefonate. Per quanto la gente che chiamava non ci fosse mai. Non c'erano mai, anche se erano loro a chiamare. Ah, la mia segretaria. Una specie di treno che quando entrava nel mio ufficio faceva tremare le vetrate. Doveva avere i movimenti delle mani sganciati dai centri cerebrali relativi. E per quanto io pregassi il cielo di non farmela mai più vedere, ogni giorno si presentava puntuale. Come faccio a spiegarvi la sensazione di frustrazione che mi dava?
Ah, sì, avete mai tentato di far rientrare il dentifricio nel tubetto? Finalmente un po' d'aria. Insomma, così era la mia vita. Dal lunedì al venerdì, senza escludere il martedì, il mercoledì e il giovedì, lo stesso tran tran tutti i giorni. Mentre invece il sabato era peggio. Stiamo cercando di dormire. Tutte le volte che viene si mette a maltrattare il mio cane. Vorrei sapere che cosa li ha fatto. Io lo dico alla polizia. Un'altra volta tu. Pete, guarda che il lavello si è otturato un'altra volta. Ma guarda questo otturato d'un lavello! Lo stavo per fare. Ecco. Sembra che i biancorossi stiano per segnare il punto decisivo. I Pelicans hanno perduto un'occasione favorevole che non è probabile si ripresenti a meno di circostanze impreviste. Ecco che si prepara a battere Big Jim, che ha dato già prova nella giornata odierna di essere in ottima forma. Ecco che assume la posizione che gli è caratteristica, mentre Swanson è già pronto per parare la palla. Il lancio è certamente uno dei più spettacolari cui abbia assistito in tanti anni di baseball. Siamo 4-3, grazie a Big Jim, che può ben reputarsi uno dei giocatori di baseball più quotati del momento. Saremo in onda di nuovo domani a quest'ora per un'altra edizione del nostro spettacolo Incontro con la musica leggera. Nancy! Ah! Siete voi, birbanti! Stavamo giocando! Io vi... Pete, ti dispiace se porto i bambini al supermercato con me? No, anzi, un po' d'aria gli fa bene. Certo. Sicuro, portali fuori. Va bene. Portali pure fuori con te, cara. A più tardi. Ciao. Vendili. Thank you.
Senti, fa quello che devi fare invece di giocare al vecchio e il mare. Ma cara, non hai capito. Lascia che... stare, portami in casa i pacchi. Ma come, non mi aiuti nemmeno a tirare? Ho capito. Jennifer, Jim, levatevi da quel letto e rimettetelo a posto. Tieni, caro. Oh, grazie, cara. Io proprio non ho voglia di andarci. E non sei il solo. E allora non ci andiamo. Mi è antipatico Larry Heath. Anche tu sei antipatico a lui, però è venuto quando abbiamo dato il cocktail. Oh, già, hai ragione. Questa è la babysitter. Io scendo subito. Buonasera, signora. Salve. Buonasera, signora. Tu, mettiti le scarpe. Pete, fa presto. Vengo. Noi torneremo prima di mezzanotte. Possiamo vedere un film di cowboy? Ma no, io non voglio vedere i cowboy. Io voglio. E io no. Voi vedrete quello che vedrò io. Ho scritto il numero di telefono e l'indirizzo lì, in caso che serva. Va bene, telefono se è proprio necessario. Arrivederla, signora Hartek. Buonanotte, Jennifer. Buonanotte, Jim. Buonanotte. Buonanotte, mamma. Buonanotte, Jennifer. Non ti dimenticare di portarci a... Facciamo un po' di silenzio. ...dell'Università di Denver. Offerti dall'organizzazione del dottor Lindsay. Masticate oggi, pagate fra un anno. E torniamo adesso al nostro film Essi non osarono amare, interpretato da George Brent e Rocky MacDonald, presentato da Ron Mangiacavallo, Lincoln Mercury. E poi, Ellen, dobbiamo essere forti questa volta, anche se dolorosa. Lo so, Jim, ma ogni giorno qui la vita è più difficile. Tu dimentichi che io sono una madre. Oh, ci risiamo, adesso ricominciamo con la storia della madre. Salve, non signora. Significa niente questo. Buonasera. Che cosa ne sapete voi uomini dei nostri... È andato tutto bene, sì? Certo. Allora, visto sono andati a letto presto i bambini. Si pensa solo a se stessi nella vostra famiglia. Buonanotte. Mai un pensiero per gli buonanotte. Altri. Cosa intendi dire? No, non fare l'ingenuo, Jim. Tanto ti conosco bene. Non sto facendo l'ingenuo. Però non ti posso permettere di continuare a barricarti dietro la faccenda che sei una madre. Ma perché questo ti deve dare tanta noia? Avrò il diritto di avere anch'io i miei sentimenti. Ma certo che ce l'hai. Però anch'io ho i miei, se permetti. Beh, guarda, se tu credi di poter fare il comodo tuo... Ehi! Ma io devo vedere come finisce. È già molto tardi, signora. Tanto si sa come finisce. Che fanno la pace. E l'assassino è certamente il maggiordomo. Ma non avevano ammazzato nessuno. Se ne saranno dimenticati. Grazie, buonasera. Arrivederci. Thank you.
Mi scusi, signor, ma lei ha fatto un sacco di sbagli. Dite? Sì, sì. Io avrei fatto esattamente il contrario. Lei doveva far pagare la babysitter a sua moglie, non andare in cucina a bere e invece... andare a letto per primo. Esattamente. Ed è quello che ho fatto il sabato dopo. E beh? Ecco. Aiutaci tu a superare tutte le tentazioni della vita, tutti gli errori imprevedibili, e rendici degni di accettare tutti i tuoi santi doni. Siamo qui, signor Arthur. Oh. Andato tutto bene, sì? Certo. I bambini sono andati a letto presto? Uh-huh. Buonanotte. Buonanotte. È tardi, sa, signora. Sì, è vero, è tardi. Ma è un sacerdote tanto simpatico, sapessi? Oh, simpaticissimo. Sì, dice delle preghiere della sera deliziose. Mi fanno dormire di colpo. Grazie. E signore, era proprio buono il dolce stasera. Mi fa piacere che le sia piaciuto. Ci rivediamo sabato, Certo, eh? Quando vuole. Arrivederla. Sì, chi parla? Pronto? Oh, che disgrazia, signor. Una disgrazia bella e buona. Che male. Se le pare che fossero brutti i sabati, senta che cosa succedeva la domenica. Sei tu, tesoro. Buongiorno, mamma. Buongiorno. No, Sam, giù. Scendi, Sam. Attenti, vai, bambini. Vai giù, buongiorno, Sam. Buongiorno, mamma.
Sam, Sam, giù, da bravo. Sam, aspetta, stenditi, girati un po', no? Sam, guarda che tutto il tuo peso ce l'ho io sullo stomaco. Sam! È inutile, è tutto così. No, no, basta, basta. Già, Jennifer, tira. Jennifer, guarda che tu devi studiare le scale. Sì, mamma. Ah, benissimo, Jim. Tieni, caro. Nancy Ingersoll, sei una madre di famiglia straordinaria. Moglie perfetta, madre perfetta, abbastanza carina, allegra, comprensiva e sei anche molto pratica, molto. I tuoi conti mensili quadrano sempre. Non amachi quasi mai la macchina, sai comprare sempre la cosa migliore al prezzo più basso. $114.90 tutti i mesi per la mia assicurazione sulla vita. Come fai? Tutto previsto. $150.000 se io morissi. E in questa disgraziata ipotesi tu e i bambini non avreste nulla da temere. Ma questo lo sai. Sei anche tu nelle assicurazioni. Nulla di quanto fai tu è discutibile. Sei la moglie più perfetta che io conosca. Può una moglie così perfetta dirti qualche cosa? Parla. Vai a pescare anche oggi per caso? No? Hai intenzione di andare a pescare anche oggi? Sì, era un'idea. Stabiliamo subito una cosa, Pete. Sei tu che comandi. Sei quello che porta i soldi a casa, sei il capo di famiglia. E quindi si fa quello che vuoi. Qui si mette male. Mi dispiace doverti dire alcune verità poco piacevoli. Lascia andare il contorno e vieni al piatto forte. Queste tue spedizioni di pesca domenicali ci costano circa $8 a merluzzo. I quali merluzzi, una volta puliti e cotti, raggiungono il prezzo di $1.90 all'oncia, che è pressappoco il prezzo dell'argento. Ma ai bambini piace, poi gli fa bene. Si annoiano, vero bambini? Sì, mamma. Si annoiano. Sai quanto è costata l'ultima vostra gita domenicale? No, ma sono certo che me lo dirai. $5 per l'affitto del battello da pesca. 2 a testa per supplemento bambini. $1.70 per l'affitto della canna per Jim. Quanto hai pagato per rimpiazzare le esche morte di indigestione? $30. Non sei sotto giuramento, diciamo 50. 50. Allora era di più, ma facciamo pure 50. Non so come hai permesso a Jennifer di buttare la sua colazione nella vasca delle esche quando c'era tutto l'oceano Pacifico a non più di 2 metri. Stavo sfilando un amo da 3 dal piede di Jimmy. $7.50 per l'antitetanica. $68.20. Non lo so, tesoro, ma mi fa tanto bene alla salute. A proposito di salute, domani hai appuntamento con il medico alle 9 precise. Adesso ricominciamo, sono 4 volte che me lo fai. Non te lo farei se non lo ritenessi necessario. Basta così, Susie. Rivestiti e vieni nel mio studio. Pete, il cuore è un muscolo e ha delle valvole che si aprono e si chiudono per far passare il sangue. È molto simile al motore. Anche i motori hanno le valvole. Si aprono, si chiudono, si aprono, si chiudono, si aprono, si chiudono.
Le tue valvole, Pete, purtroppo funzionano male. Ho controllato, ricontrollato e... E cosa? Pete, sono cose che succedono. Fino a ieri uno sta bene e poi... Senti, non puoi fare proprio niente. Voglio dire, non ci sono dottori più in gamba di te. Lo dicono tutti, questo. Fammi un trapianto cardiaco. È uno scherzo da bambini oggigiorno. Pete, i cuori da trapiantare non si trovano sugli annunci economici. Forse più in là. Quando? Tardi. Per adesso tu puoi solo metterti a letto per un periodo di riposo assoluto. Ma qua, quanto tempo? Non posso dirtelo, per ora. Ma, senti, non puoi almeno dirmi quanto ho ancora da vivere? Vieni, siediti. Allora, ti avevo domandato quanto ancora. Mesi. Mesi? Susie, due capsule di Librium e un bicchiere d'acqua, per favore. Quanto non vorrei essere al mio posto adesso. Ah, veramente il cambio con te io lo farei. No, sono per me. Rimanda tutti gli appuntamenti che avevo per oggi. E la signora Godfrey? Ho detto tutti, Susie. Però, bell'amico che sei, a farmi uno scherzo del genere. Dove vai? Vado a casa a dare questa tremenda notizia a mia moglie e a dirle del tiro ignobile che ti ho fatto. Per fortuna mi hai convinto a fare quella grossa assicurazione. Voi bambini non avrete problemi. Comunque, i 150.000 dollari potranno prendersi tutti e due una laurea. E anche due. Ci scherzi anche? Ma ti pare il caso? Scusami. Ma dove va? Vanno a dormire dai nostri vicini. Tieni. Io cercherò di diminuire tutte le spese. Venderò la casa. Andrò in affitto. E mi metterò a lavorare. Tu cosa farai? Come cosa faccio? Te l'ho detto adesso quello che faccio. Come passerai questo tempo? Oh. Il tempo che mi resta. Senti, quelle vitamine che prendevo tutti i giorni ai pasti. Non comprare più il flocone grande. E poi guarda... Non rinnovare l'abbonamento al romanzo del mese. Sarà meglio che legga novelle, che sono corte. Ti rendi conto di quello che fai a me e ai bambini? Ma io non lo faccio apposta. E poi è la prima volta che muoio. Che mi avevi chiesto? Ah, sì, cosa intendo fare? Ah, non lo so. Come prima cosa andrò in ufficio a passare le consegne. In ufficio? E che te ne importa dell'ufficio? Cosa ha fatto l'ufficio nei tuoi riguardi, oltre che sfruttarti? Pete,
Senti, quello che sto per dirti non è il parto della mente di una donna isterica. Perché non vai a pescare? A pescare? Hai detto a pescare? Non con una barchetta presa a nolo a mezza giornata. Pesca d'alto mare, quella che hai sempre sognato. Nei Caraibi, nel Mediterraneo. Certo, io vorrei averti qui. Tanto più che si tratta di poche settimane ancora. Sono stata egoista con te, lo riconosco. Mi prenderei a schiaffi per tutte le volte che ti ho rimproverato per la pesca. Oh, Pete, ti prego, comprati le canne migliori e prendi un aereo e va dove c'è la pesca più ricca. I miei superiori non sarebbero entusiasti di questo. E prenditi un'aspettativa. Mangia, pesca, bevi e divertiti. È un bel programma, ma con che la pago tutta questa roba? Dove hai il portafogli? Eccolo. Queste sono le tue carte di credito, no? Diners Club, Carte Blanche, Global Express. Paghi qualsiasi conto con una firma. Con queste paghi tutti gli hotel, tutti i ristoranti. Puoi comprare in tutti i negozi del mondo. Puoi affittare uno yacht o comprarti un aeroplano. Parli sul serio? Sì. Ma parli proprio sul serio? Parlo proprio sul serio. E va bene, piccolo genio della contabilità. Ma che succede quando arrivano i conti? Pete, siediti. Ecco, mettiti a sedere e calmati. Ti senti bene, caro? Sì, benissimo. Ecco, vedi, perché i conti incominciano ad arrivare dall'estero? Ci vorranno almeno 2 o 3 mesi. Un momento, Nancy, li pretenderanno da te. E tu dovrai pagare coi soldi dell'assicurazione. No, perché io dirò che tu mi avevi abbandonata, che non sapevi più quello che facevi. E il tuo medico lo confermerà. Non eri più responsabile delle tue azioni, capisci? Non sperare che la mia compagnia d'assicurazione pagherà senza batter ciglio. E invece pagherà proprio senza battere ciglio. La Granito spende milioni per pubblicizzare se stessa come la compagnia di buon cuore. E ti pare che possa infierire contro una povera vedova con 2 bambini per poche migliaia di dollari? Sarebbe una pessima pubblicità. E poi ricordati tutto quello che hai dato alla Granito col tuo lavoro. Io non so, Nancy. Non so proprio. In fondo, che cos'hai da perdere? C'era poco da obiettare. Vedi, caro, tutto sistemato. Ho messo le mani avanti. Nancy, tu pensi a tutto. Da questa. E tutto questo è sempre stato qui. E io dov'ero? Nel mondo della luna, ecco dov'ero. Beh, adesso non ci sono più e ho intenzione di utilizzare al massimo questi giorni tropicali, queste notti tropicali, quest'acqua tropicale e queste curve tropicali. Tanto è per poche settimane.
Aspetti, signore, arrivo. Provi con la respirazione bocca a bocca. Già, è una buona idea. Forza che sto rinvenendo, insista. Ecco, grazie, va già meglio. Sicuro? Sto già meglio, grazie. Adesso sto proprio bene. Si sente bene? Sì, benissimo, grazie. Bravo, grazie, ti riguardi. Le sono tanto grato del suo aiuto. Aiuto! Era bella la vita, per quanto un po' faticosa per un ammalato. Se mi avessero visto quelli dai quali usavo prendere in affitto i battelli. Certo che dato il mio cuore era un vero suicidio, però mi sentivo bene, o almeno mi pareva di sentirmi bene. Ma sì, mi sentivo bene, o almeno così mi pareva. Usted tiene un buonissimo senso del ritmo, signora. Ah, grazie, signorina. Anche lei ha un sacco di ritmo. Es natural. Yo soy la maestra de ballo. È la maestra di ballo? Sì. Ah, sì. Sentito che la pesca era molto abbondante in Brasile. Buon caffè, pesca, belle ragazze. Comunque sempre pesca era. Tra pochi minuti arriveremo all'aeroporto di Kingston in Giamaica, signore e signori. Sono pregati di rimanere seduti fino alla fine del controllo sanitario e dei passaporti. Grazie. Thank you.
Il signore desidera ordinare? Sì. Per incominciare, zuppa di tartaruga alla francese, poi sformato piccante dei Caraibi, cinghiale tirolese guarnito e una Pepsi. Loro accettano carte di credito, vero? Certo. Va benissimo. Sbronza volgarissima, anzi. Prenda un paio di queste e cerchi di non bere per qualche ora. Oh, grazie di essere venuto, dottore. Gliene sono veramente grato. È mio dovere. Direttore, lo mettiamo sul mio conto, l'onorario del dottore. Certo, signore. Ha bisogno di qualcos'altro? No, soltanto... All'occorrenza il mio funerale lo addebitate alla carte blanche. Ma c'era poco da ridere, ci credevo. E allora ha lasciato la pesca e si è dedicato alla danza? Neanche per sogno, perché avevo saputo che c'erano dei tonni enormi al largo delle coste del Portogallo. Picturesque Portugal, by the sea, a beautiful country with marvelous hard-working people who work primarily with fish, a very big fish export. And if you think fish smells, wait till you hear the rest of this story. It's a dilly. Mi piazzai nel bar dell'albergo. Gli alcolici me li addebitavano direttamente sul Global Express. Signor, la sua chiamata a Los Angeles, sua moglie, non risponde nessuno, signor. Oh, va bene, bene, grazie, grazie. Non risponde, va bene. Miss Freitas crede che io abbia molto senso del ritmo? Ehi! Ora, tanto per sapere cosa ne pensate. Credete che il brandy portoghese sia più forte del nostro? Secondo me non c'è gran differenza. Non è vero. E ve lo garantisco io.
Essere ridotto in polpette da me. Forza! Dai, dai, lì ci sei, coraggio! Non ce la fai! Un altro piccolo sforzo! Dai, stai mollando! Su! Dai. Tieni duro! Dai. Tieni! No, resisti! Ecco, ecco! Bravo! Forza! 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 Forza. Riprendi! No! Forza! Piego! Corretta! Ma quello è Scott! Ciao, Pete. Cosa ci fai qui? Beh, sono qui per dirti. Forza, ragazzo mio, che ti porto fuori prima che sia troppo tardi. Un po' d'aria buona ti farà bene. No, la cosa migliore è andare fuori e respirare un po' d'aria buona. È quello che ho detto. Aria buona. Sì, appunto. Io mi domando se mi potrai mai perdonare. Perdonarti? Il caso di un elettrocardiografo che funziona male è veramente rarissimo. E ne è capitato a me? Oh, Fitz, capisco quello che hai passato, tutte le preoccupazioni, ma ti devo dire la verità, no? Ebbene, la verità è che... Ti ho meno tempo, vero? Sei venuto a dirmi che morirò prima? Sono venuto a dirti che il tuo cuore è perfetto, che non hai niente, che tu vivrai quanto Matusalemme. Non è una buona notizia? Ciarlatano! Dovrei farti rapporto all'ordine dei medici. Perché non mi lasci morire? Io ho vissuto solo per morire. Avrò firmato almeno 50.000 dollari di conti con le carte di credito. 50.000 dollari di conti? Forse anche 90. Forse 100 con le mance. 100.000 dollari, capisci? E chi li contava? Io no, ma avevi detto che morivo. Non li avrei mai pagati. Vorrei essere morto io. Ah, te lo auguro tanto. 100.000 dollari di debiti. E adesso mi viene a dire che non muoio. Ma porca miseria, chi li pagherà tutti questi conti? Li paghi tu. Perché hai fatto la cosa più stupida che io abbia mai sentito in tutta la mia vita. Io? È tutta colpa tua, ragazzo mio. A Nancy non sarebbe mai venuta questa brillantissima idea senza la tua diagnosi. Nelle tue condizioni solo una cosa puoi fare di buono. Costituirti. Costituirmi? Ma sei matto?
Ci sarò sempre io dietro di te. Oh, sì, come no, un chilometro dietro di me. Fa come ti dico e vedrai che ti capiranno. Ah, ma andiamo, Scott. $100,000 buttati via a fare la bella vita, non in beneficenza. Non potrebbero mai capire. Non c'è da sperare che una società come la Granito mi perdoni, no? Tu non eri responsabile delle tue azioni. A Diners Club mi farà fettine. Troveremo uno psichiatra, il quale affermerà che tu non eri in te. E la carte blanche darà carta bianca ai suoi avvocati. E noi ricorreremo in appello. E la Global Express mi manderà per espresso ad Alcatraz. Non c'è più il penitenziario ad Alcatraz. Sì, ma per me lo riapriranno con una serata di gran gala. Ah, povero mio. Che cosa devo fare, Scott? Non lo so. Però ci sarà una strada. Se ci pensiamo tutte e due. Sì, pensiamoci. Pensiamoci intensamente. Ecco, vedi, una certa idea mi sarebbe venuta. Però non so se tu saresti pronto a un sacrificio simile. Beh, proviamo. Io sono disposto a tutto, non ho altra scelta. Dunque, Nancy e i bambini sono preparati alla tua morte. Sentimentalmente, spiritualmente e finanziariamente. No, no. È un sacrificio troppo grosso. Ma tu di quello che devi dire, sarò io a decidere. Dai. Continua. Beh, per farla breve, il problema sarebbe risolto se tu morissi. Avevi ragione, è un sacrificio troppo grosso. No, 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 io non intendo morire sul serio, ma fare finta di morire. Fare finta? E come si fa a morire senza morire? Così. Tu ti fai venire l'infarto in programma e muori. Io constato la morte e come tuo medico firmo il certificato. La bara viene spedita in America per la tumulazione. Nancy e i bambini incassano l'assicurazione e in quanto ai tuoi debiti... Non possono pretenderli da una salma. Vedo che hai capito. Ma di quale salma stiamo parlando? Non certo della tua. Ah, allora che facciamo? Ammazzo uno? Senti, Scott, io sono già un truffatore. Non voglio essere promosso. Guarda, in tutti gli obitori ci sono sempre dei cadaveri disconosciuti che nessuno vuole. Ne troviamo uno, io lo riconosco, lo identifico come te e lo spedisco. Tu... Ma quando Nancy apre una bara, che cosa succede? Sta tranquillo. Nancy non aprirà la tua bara. Ci penserò io. Le dirò che è meglio per lei ricordarti così, come eri da vivo. Non dovrò più rivedere mia moglie e i miei figli. Pete... Quando ti ho parlato di sacrificio, intendevo questo. Insomma, non li rivedrò mai più. Perché mai? Fra 7 anni potrai ritornare. Dopo 7 anni il reato cade in prescrizione. 7 anni? Ma sei matto! Possono essere 7 anni di prigione, se preferisci. Preferisco l'altra soluzione. 7 anni. E che farà Nancy? Nancy non dovrà mai sapere niente. Il giorno che sapesse che tu sei vivo, partirebbe subito per correre al tuo fianco. Nancy era tanto innamorata di te. Sì, quanto a questo era proprio... Era? Ah, già. Mi è sempre piaciuto fare una gita in macchina nelle belle giornate. Così, senza una meta precisa, per il gusto di vedere il paesaggio intorno a me. Ma in questa gita non avrei certo visto cose molto divertenti e lo sapevo già dal momento in cui partivo. Mi venivano in mente almeno una mezza dozzina di posti dove avrei voluto essere in quel momento.
e quasi tutti erano posti più caldi. Io sto, grazie. Scott, questo qui mi pare che vada bene. Come misure ci siamo quasi, no? Che ne dici? C'è solo l'inconveniente che è una donna. Non fa differenza? Vieni, ah. Vieni. Grazie. E così continuammo il giro, decisi a portare a termine il nostro compito. Scott mi diceva dove andare e io andavo. Ero io che portavo la macchina, ma era lui che mi dava la rotta. Quello che noi cercavamo non si trova in mezzo alla strada. Ricordatevelo nel caso che vi servisse. Credo proprio di avere quello che state cercando. Ah, sì. Maschio, attacco cardiaco, 1,80 m, 86 kg di peso. È troppo alto. Senti, sono io il tecnico. Sì, è lui, è il mio paziente, Mr. Peter Ingersoll di Van Nuys, in California. E cosa devo fare per ritirarlo? Ah, beh, deve andare prima a parlare con il prefetto di polizia, poi con il medico legale distrettuale e poi con un'impresa funebre. E adesso, se viene un momento nel mio ufficio, scriviamo subito la domanda. Quale preferisce, Diners Club, Carte Blanche o Global Express? Tutte su carta del credito vanno bene, signore. Bravo, facciamo Global Express, oggi è il suo turno. Ecco. Oh, grazie. Scott, fa senso leggere il proprio certificato di morte? Non te ne occupare, lo tengo io. È ora dell'infarto adesso, fallo bene. Speriamo. Più giù, scemo. Ah! Oh! Oh, il cuore! Oh, oh, oh! Oh, l'infarto! L'infarto al cuore! Ah! Oh, oh, oh! Ah, mamma! Ah, mamma! Oh, oh, mamma! Ehi, aiuto, qui c'è uno con l'infarto! Sono un medico, aiutatemi a portarlo fuori, alla macchina! Dai, forza! Piano, piano, così! Allora, tutto in ordine. Con questo puoi andare in Israele. Speriamo che funzioni. Non aver paura. Il tuo trucco è perfetto. Qualunque cosa tu faccia, non scordarti che sei diventato... Sì, lo so, sono Freddy Hobbs. No, Dobbs. Non Hobbs, Dobbs. Freddy C. Dobbs. Cittadino australiano, professione vaccaro. No, pecoraro. Sì, va bene, ho capito. Ma cosa fa la salma? Già tutto stabilito. Verrà spedita domani. Attenzione, attenzione. I passeggeri del volo 309 con destinazione Roma-Tel Aviv sono pregati di presentarsi ecco subito to. Al controllo doganale. E mi raccomando, grazie. Quando sarai in Israele, non metterti a raccontare storielle sugli ebrei. Certo. Eccoti dei soldi, poi te ne manderò degli altri. Ma i fiammiferi sono senza. Ma che sei matto? Così prendi fuoco. Ah, già. Senti, Scott, io so quali rischi affronti per me e te ne sono grato. Voglio dire che la tua professione potrebbe subirne un danno. Ma andiamo. Attenzione, attenzione. I passeggeri del volo 309 con destinazione Roma-Tel Aviv sono pregati di presentarsi subito al controllo doganale. Allora ricordati, qui in questo punto fra 7 anni. Va bene. Signor? Signor Dobbs? Fred C. Dobbs, sono io. Cittadino australiano, eh? Australiano, sì. Il certificato di immunizzazione, per favore. Che cosa? Il suo certificato sanitario, signor. Oh, non ce l'ho quello. Ma deve averlo per forza, signor. Se non aveva il certificato, come è entrato in Portogallo? Aveva ragione. Ce l'avevo il certificato. E dov'era?
allegato al mio vecchio passaporto che era adesso allegato alla mia nuova salma. Attenzione, attenzione. I passeggeri forse l'avrò perduto, non importa, me ne farò fare uno nuovo a te alla fine. È impossibile, signor. Lei non si può imbarcare senza il certificato. Ma il Ministero della Sanità le darà senza difficoltà un duplicato. Oh, ma dovrà consultare l'archivio. Oppure vada da un medico a farsi rifare la vaccinazione, signor. Da un medico? Sì, signor. Medico? Un medico? Sì, signor. Buongiorno, il dottor Carter in quest'albergo, sì? Sì, signor. Ma lo potrebbe chiamare al telefono? Ma il dottor Carter è fuori, signor. Oh, va bene, grazie, allora ritornerò. Se vuole, signor, posso farla parlare con la signora Carter. Oh, la signora Carter? Oh, e guardi che io parlare del dottor Scott Carter, C-A-R-T-E-R. Ma sicuro, signor, io lo so benissimo come si scrive. Il dottor Carter è fuori, ma la signora Carter invece è su. Ah, la signora Carter? Oh, la madre, ha portato la madre. No, no, signor, la signora Carter, muy bonita. Oh, per Bacco, deve essere l'infermiera Susie. Non mi pareva il tipo del mandrillo, si vede che mi sbagliavo. Beh, io me ne sto qui nel caso che tornasse. Signor, eccola la signora Carter. Mamma, guarda cosa ci ha comprato papà Scott. Oh, che meraviglia! E poi anche questo. Ma che buon papà Scott! Salve. Ciao, caro. Come sei elegante. Ti piace come mi sta? Sì. A momenti dimenticavo, è per te. Hai sempre un pensiero gentile tu, Scott. Come sono belle. Appena degne di te. Mi sentivo come un pesce arpionato. Avrei dovuto schizzare fuori, staccarli l'uno dall'altro e urlare «Molla l'osso!» e non soltanto l'osso. E tante altre cose avrei dovuto fare. Per esempio, sentire un altro dottore quando mi aveva detto che ero in fin di vita. E anche farmi spiegare da Nancy perché si faceva visitare da Scott invece che da un ginecologo. E anche chiedere a me stesso che razza di medico può essere quello che ti ordina cadaveri anonimi, passaporti falsi e biglietti per Israele senza ritorno. E come mai mia moglie mi aveva fatto fare un'assicurazione sulla vita da $150,000? E invece me ne rimasi lì a vedere il mio unico amico che sbaciucchiava la mia unica moglie, pregustando già l'assicurazione che io avevo pagato. E poi chi me lo faceva il certificato adesso? Chi di voi ci vuole andare allo zoo? Tutti e due! A vedere gli elefanti e gli orsi e tutti gli... Bene, si va allo zoo. Papà Scott, ma non ci porti a colazione? Chi ha parlato di colazione? Io, caro. Ehi, però mi sembra una buona idea. Allora d'accordo, dopo lo zoo, appena visti gli elefanti con i loro dentoni e gli orsacchiotti con i loro orsacchiottini, andiamo tutti al ristorante e facciamo la pappa. E così, con tanta buona pappa, diventiamo grandi e grossi. Evviva! Andiamo allo zoo! E diventiamo grandi e grossi con tutta quella buona pappa. Che schifo!
E la sa un'altra cosa che fa schifo? No, capisco, signore. Starmene qui, in questa lugubre hall alberghiera, ricercate dalla legge, un criminale, senza denaro, senza futuro e ciò che è peggio, senza passato. Vestiti così da pagliaccio, respirando attraverso questi peli che dovevano appartenere alla coscia di un bisonte. Che se l'è avuta male? Mi sembrava incredibile, ma era proprio così. Adesso le cose incominciavano ad essere più chiare. Certo, era una pillola amara da inghiottire, ma sarebbe stato lui ad ingoiarla, la pillola più amara, alla fine. Adesso che cosa mi rimaneva da fare? Niente, solo camminare. Ed è proprio quello che feci. E camminare, camminare. Il dottore mi aveva detto che non era prudente camminare troppo, date le mie condizioni. Ma poi mi ricordai che anche questo faceva parte del diabolico piano ordito ai miei danni per levarmi di mezzo. Speravo che la fortuna mi facesse andare sotto qualche automobile, ma con la iella che mi perseguitava al massimo potevo andare sotto una bicicletta. Fate pure, l'hanno già fatto tutti. Accomodi. Venga pure, signor. Cosa posso fare per lei? Oh, mi chiamo Dobbs, Freddy C. Dobbs. Sono stato informato che c'è qui da voi un mio amico, Peter Ingersoll, e sono venuto a vedere come se la passa. Molto bene. Ha un aspetto meraviglioso. Oh. Desidera vederlo? Oh, sì. Si accomodi pure, la prego. E qualcuno importante? Oh, altro che. Quello è il colonnello Duran. Oh, ma chi? Il colonnello Duran della Carolina del Sud? Sì, lui. Ma lo conosceva? Di fama. Qualunque tabacco uno fumi in America viene dalle sue piantagioni. Domani ne spediamo le spoglie in America. Saranno tumulate nella tomba di famiglia. Con gli onori militari, si intende. Questo è un grande onore per la nostra impresa. Oh, certo, dovete esserne orgogliosi. Dopo di lei. Abbiamo avuto una bella fortuna, sa signor. Il suo amico partirà in compagnia del colonnello Duran. Faccia con comodo. E suoni il campanello quando sarà pronto per andare. Molto gentile, grazie. Oh, forza del destino. Un lungo viaggio di mare insieme al colonnello. Tu, negro, e il vecchio colonnello, razzista convinto. Pensa come sarebbe disgustato da una simile compagnia, se sapesse. E quale fortuna per me. Una vendetta perfetta. Se ne accorgeranno il mio amico ciarlatano e la mia fedifraga moglie. Oh, scusi, in quale stanza sta il dottor Carter? Stanza 316, signor. E il telefono interno è lì sul banco. Oh, benissimo.
Mi dà la stanza 316? Che c'è? Non rispondi? No, signor. Oh, grazie. Ammetto che se mette le mani sulla mia assicurazione se li fa litografati. Si può stare un momento in pace in questo albergo? Ma è possibile che due non possano stare in pace a fare l'amore senza che qualcuno rompa le scatole? Fuori, fuori, vattene! Ma signor Spudino, almeno stia posto un avviso per fuori da porta. A gente incontra di tutto in questo hotel. È preciso una pazienza di ciò per questo imprimo. Una cameriera dovrebbe perlomeno avere un po' di discrezione. Entrare nelle stanze quando la gente ha bisogno di un po' di tranquillità. Ma che roba? Io non ci vengo più in questo albergo. Thank you.
Il colonnello sarebbe stato spedito a Van Nuys in California, Ingersoll nella Carolina del Sud, per essere sepolto accanto ai fratelli della Confederazione. E così lei ha mandato Ingersoll nella Carolina del Sud? Restava solo un problema. Dovevo ancora procurarmi il certificato di vaccinazione per lasciare il Portogallo, ma per questo ci voleva un medico che non facesse troppe domande. Dica ecco, adesso vedrà che starà meglio. E così è vaccinato contro il vaiolo, il tifo, la febbre gialla e i dolori reumatici, $20 in tutto. È un prezzo di favorsa. Tutto in ordine, signor Doss. Oh, magnifico, bene. Ma come? Va nel Cile? Sì, dicono che la pesca nel Cile è fantastica. Ma lei non è allevatore di pecore? Oh, sì, è vero, ma sa, anche le pecore sanno nuotare, quindi non è molto diverso. Oh, grazie tante. Stia bene e arrivederci. Finalmente ero al timone del mio yacht per la pesca d'alto mare alla ricerca di un branco di tonni. Dunque... Lasci stare i tonni, signor. Ci dica di sua moglie. E del dottor Carter. E delle bare. Sì, e del colonnello Duran. Dunque. Attraverso alcuni giornali americani e qualche trasmissione radio che ho sentito, ho rimesso insieme gli avvenimenti che si sono svolti in seguito negli Stati Uniti. L'ultimo saluto. Cimitero dei fratelli della Confederazione sudista. Tutti erano convinti che nella bara ci fosse il compianto colonnello R.K. Duran. Procedere. Sguainat. E a questo punto Shove. Venne aperta la bara. Chi? Anch'io non ho capito bene, Sama. Ma cosa è successo? Ma chi sarebbe questo negro? Ma come? Un negro? Ma è un affronto questo. È un insulto alla Confederazione. Intanto a Van Nuys, in California, al cimitero del Buon Riposo, non c'era una gran folla per i miei funerali. Gli amici non avevano potuto venire perché era sabato e c'era un cocktail da Larry Heath, come al solito. Nancy però c'era, e anche il bravo Scott, che non poteva mancare, essendo notoriamente il mio amico più intimo. E quando stavano per dire la faccenda della polvere che ridiventa polvere, ecco che arriva una masnada di gente furiosa. Dottor Carter? Sì? Il dottor Scott Carter. Appunto. È il suo biglietto questo.
Sono Evanston, il medico legale. Mi dice chi c'è in quella bara, dottore? C'è il defunto signor Ingersoll, il signor Peter Ingersoll. Oh, e non le dispiace se diamo un'occhiata, dottore? Mi dispiace molto. Il signor Ingersoll era mio paziente, ne ho controllato io la morte e ho firmato il certificato. Questo lo so benissimo, dottore. Ecco qui appunto il certificato portoghese di morte a nome di Peter Ingersoll. Questa è la sua firma, vero? Senta, io non ammetto... E questa è la mia firma. È il mandato per aprire e nel caso esumare allo scopo di esaminare e se è il caso eseguire l'autopsia della salma del defunto cittadino americano Mr. Peter Ingersoll o della salma sconosciuta qui custodita. Ma dottore, non mi pare necessario... Scusi tanto, ma col cavolo che non è necessario. Avanti, aprite pure. Richard! E chi diavolo è quello? E ci scommetto che anche il colonnello Duran rideva quando ha visto la faccia di Scott. Ma per finire... E chi li paga questi conti? Come procuratore generale intendo sapere che cosa è successo a Peter Ingersoll. Quando ha visto per l'ultima volta il colonnello vivo? Lei lo sa cos'è l'onestà professionale. Lei non si aspetterà che le vengano dati $150,000 sonanti senza le prove concrete della morte. Che ne è successo di Ingersoll? E chi ti paga i conti intestati alla Global Express? E questi della Carte Blanche? E del Diners Club? Come c'entri il controspionaggio non lo so, ma visto che c'è sempre, come l'avete ammazzato? Perché avete scelto un negro per metterlo nella bara? Qual era lo scopo di questa inversione di colore? Lo sapeva lei che questo negro era il capo della nostra rappresentanza in Africa? Noi vogliamo sapere chi ha ammazzato il nostro confratello. Noi lo vogliamo sapere, ho detto che lo vogliamo sapere. Non è così. Silenzio, silenzio, silenzio. Signori, per favore, vi prego. Vogliamo sapere solo questo. Che cosa è successo di Ingersoll? Così è finita. Come vedete, la notizia della mia morte era piuttosto esagerata. E io sto benissimo. A parte il piccolo disturbo. Mi sento benissimo. Forse non sembro normale a uno che mi guardi superficialmente, ma sto benissimo. Signor Dobbs, quello che lei ci ha detto è importante dal punto di vista medico, ma adesso dobbiamo procedere e fare quello che è necessario alla svelta. Va bene, va bene. Ho capito. E un'altra cosa. Devo dirle che non possiamo garantirle la riuscita dell'operazione. Beh, nel caso dite pure a tutti che la mia è stata una morte felice. Davvero pescatore, col sorriso sulle labbra ed il pesce nel cuore.